Ciao a tutti, stasera vi parlo di questo lotto di fumetti Bonellidi, formato Bonelli ma non della Bonelli, usciti principalmente negli anni 90 o i primi anni del 2000. Iniziamo con Dagon numero 1, adesso non sto a dire tutte le case editrici perché sono nomi pressoché sconosciuti. Questo aveva delle bellissime copertine di Pino Rinaldi, del defunto Pino Rinaldi che poi troveremo ancora, ed era una serie che si inseriva un po' nel filone horror aperto negli anni 80 dal famosissimo Dylan Dog, ovviamente. Quindi tanti editori tentarono di inserirsi come formato e come tematiche in questo settore. Questo, almeno questo numero uno, ha dei buoni disegni. Si tratta di una serie un po' horror, un po' Terminator, un po' horror action praticamente. Questo è il numero uno intitolato Blues. Articoli sempre in vendita. Poi abbiamo della Aurea, ora Aurea ex Eura editoriale, questo tutto Po. Non si tratta di Edgar Allan Poe, ma si tratta di un personaggio che si chiama Poe, che in quattro numeri praticamente si forma questa miniserie. Qui sono quattro numeri uniti insieme, uscirono singolarmente, una raccolta in un certo senso, che è però molto buona perché la storia si risolve tutta in questo volume e si tratta di disegnatori argentini. Testo di Carlo Strillo, disegni di Alejandro Santana. Ecco, quindi i testi di Trillo ovviamente li conosciamo, il personaggio è molto interessante, la serie anche secondo me una bella miniserie, sempre buone condizioni. Poi, tornando a Pino Rinaldi, la Marvel Italia fece uscire questo Wild Angels, che è una sorta di graphic novel, diciamo così, ma in formato Bonelli, sempre parliamo solo di Bonelli, di in bianco e nero, quei disegni straordinari di Pino Rinaldi, purtroppo deceduto molto giovane, che comunque negli anni 90 collaborò anche per la Marvel, come si può vedere lo stile era già marvelliano, insieme a Dante Bastianoni, Claudio Castellini e altri personaggi del Comic Dome italiano, con disegni splendidi che qui in questo caso forse meriterebbero il colore. Anche questo comunque è Questo è un numero unico. Poi abbiamo delle serie di cui sono usciti invece più numeri. Iniziamo sempre con dell'Eura, Martin L. Martin L era, anche se il fumetto è come sempre della Eura, è di origine argentina, quindi testo di Robin Wood, disegni di Angel Fernandez. Disegno di copertina Massimo Carnevale, quindi bellissime copertine. Si tratta ancora una volta di una sorta di indagatore dell'incubo. I disegni di Fernandez sono molto belli. Cioè, il fumetto argentino era un pochino più libero di quello italiano, quindi ci sono un po' di nudi, un po' di cose un po' più che difficilmente si trovavano all'epoca nei fumetti Bonelli, anche se si stavano muovendo anche in quel senso un po' più liberando. Quindi abbiamo questo. Sempre copertine molto belle, condizioni ottime. Facciamoli vedere tutti, tanto le copertine di Carnevale sono bellissime. Il personaggio è un riccone che così per hobby si diverte a investigare su questi casi e naturalmente lui non chiede le 50 sterline al giorno più le spese perché non ne ha assolutamente bisogno. Quindi suo è un hobby, anche se un po' rischioso, perché si va a, poi a, ovviamente si va a incastonare in situazioni pericolose, per cui, come si vede, comunque le copertine sono straordinarie, i disegni sono sempre, direi sempre di questo Fernandez, sempre che i disegnatori di Lancio Story Scorpio conosceranno per altri personaggi. E questo è Martin L. Poi abbiamo un personaggio di successo della Star Comics, Lazarus Led. Di Lazarus Led ne sono usciti parecchi, ne sono usciti più di 100. Questo è un personaggio che fu creato da Ade Capone, i disegnatori sono vari. Qui si inserirono, la Star si inserì, che all'epoca pubblicava ovviamente ancora la Marvel, si inserì furbescamente nel formato bonelliano con un personaggio di buon successo. Qua abbiamo la pubblicità Samuel Sand, che invece è un altro investigatore dell'incubo che non ebbe un gran successo perché quando la coppia era spudorata,
ovviamente, come ci furono anche Gordon Link della Dardo, Dick Drago, prodotti più o meno di qualità, però siccome la pappa era sempre quella, naturalmente caddero presto. Questo invece, che era un pochino diverso, è un personaggio, questa è una serie più d'avventura, più di intrighi, spy story, azione, insomma, quindi c'è qualcosa anche di fantastico, ma non è che domina il fantastico, cioè siamo in un campo fantastico, ma non è che c'è proprio l'horror, la fantascienza proprio pura, ecco. È un po' un action così, fantasioso, diciamo così. Questo è il numero del decennale, il numero 121, che erano già 10 anni che usciva, e andò avanti ancora per un po', fecero degli speciali, fecero, insomma, se ne parlò all'epoca. Poi abbiamo un personaggio che a me piace molto, devo dire, ma è, per concludere, anche molto 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 trash, Demon Hunter. Demon Hunter della Xeni Edizioni, ne uscirono 37, l'ultimo numero è doppio. Uscì anche uno speciale, poi un fumetto poster, praticamente i disegni sono di vario spessore, non sono tutti meravigliosi. Le copertine sono valide, specialmente da un certo punto in poi. C'è questo personaggio di questo tamarrissimo poliziotto Michael Sloan, che tramite una pietra che è incastonata su un palmo di mano si trasforma a sua volontà, di sua volontà quando vuole, in questo Demon Hunter, che è un demone che va a caccia di demoni. Praticamente l'idea è un po' quella di Blade, che era un vampiro che andava a caccia di vampiri, insomma, ecco, per così dire. È un demone buono, tra virgolette. Anche qui naturalmente lo splatter non mancava, siamo negli anni 90, nel pieno del boom del Dylan Dog splatteroso, e quindi tutti ci davano giù. Questo è il numero uno, che non ha una copertina trascendentale per essere un numero uno, diciamo, insomma. Si intitola Genesi Nera, e qui c'è appunto l'origine di Demon Hunter, che uscì praticamente quindi per 3 anni, che all'epoca non era poco per queste sottospecie, chiamiamole così, dylandoghiane, ecco. Comunque le copertine erano carine, assolutamente tutto in stile Bonelli, assolutamente. I disegni sono non eccezionali, però la serie secondo me riesce a intrigare abbastanza. C'è quel che di kitsch, di tamarro, di baracconesco che la rende interessante. C'è qui un linguaggio anche più libero, che qui qualche nudo, un po' di parolacce, insomma, un pochettino. La costruzione delle tavole non è rigidamente bonelliana, la gabbia, come si può vedere, non è sempre sulle 3 strisce. Come si vede, viene spezzata spesso e volentieri, forse proprio anche per prendere un po' le distanze dalla Bonelli, quindi figura tutta genia, tutta pagina. Così, no? Come si vede, un montaggio diverso. Quindi un fumetto che secondo me ha il suo perché, diciamo, insomma, ecco, tutto sommato non sono nemmeno tantissimi, ne ho una decina, vendibili anche singolarmente. Ecco qua il nostro cacciatore di demoni, o demone cacciatore, che si può dire anche così. Le copertine comunque sono belle, sicuramente. Colpivano molto l'attenzione, le copertine, come si può vedere, c'è anche qualche nudo, insomma, cercavano di dare un po' un colpo qui, un colpo là. Poi naturalmente col tempo non ha retto nemmeno questo. Ciao a tutti.